Si è chiuso ieri con la medaglia d'oro di Elia Viviani, un mondiale di ciclismo su pista in Francia, bellissimo per l'Italia, seconda nel medagliere. Francesco Pancani. Filippo Ganna chiude la tenda come per dire scusate, ma ora Viviani ci spiega come vincerà il mondiale della eliminazione. Detto, fatto, si vince così, con gambe e testa, con la determinazione e voglia di dimostrare al mondo di avere ancora tante emozioni da regalare. Immenso Elia, il leader, l'uomo più carismatico, il capitano di una squadra che al mondiale parigino di Saint-Quentin ha chiuso con un bilancio di 4 ori e 3 argenti. Se l'Italia si è confermata una delle nazionali di riferimento della pista mondiale, il merito in gran parte è anche suo, di Viviani, il primo insieme al CT Marco Villa, che ormai più di 10 anni fa ha voluto far capire a tutti che si può conciliare l'attività su strada con quella nei velodromi. Conferme e nomi nuovi in chiave azzurra, dal titolo di Martina Fidanza nello scratch a quello storico del quartetto donne nell'inseguimento a squadre, fino all'ennesimo gioiello tecnico confezionato da Filippo Ganna nell'inseguimento individuale, in una finale tutta azzurra con Jonathan Milan, quinto mondiale in una delle discipline più antiche e prestigiose per Top Ganna, con tanto di record del mondo. E poi l'argento di Barbieri nella eliminazione, quello nel torneo dell'inseguimento a squadre uomini, la crescita nelle discipline veloci di Matteo Bianchi e in quelle endurance di Silvia Zanardi. Come dire, il futuro può essere ancora più azzurro.